uno dei più grandi intellettuali del mondo, uno dei più grandi intellettuali italiani di tutti i tempi, un uomo geniale, vulcanico, fino all'ultimo giorno pieno di idee, di energie e di sfide. E ricordo in particolare quel bellissimo discorso che ha fatto agli 83 ministri della cultura quando lo chiamiamo perché dovevamo far vedere il meglio dell'Italia e fece un discorso straordinario ottenendo gli applausi e l'ammirazione dei ministri della cultura di tutto il mondo.